Da quanto tempo non facevo un video su un personaggio di Steven Universe? Ve lo dico io, troppo. Ed è veramente imperdonabile da parte mia. Rebecca Sugar ci ha regalato un universo splendido, pieno di personaggi speciali, fantastici, completi, e sarebbe veramente uno spreco non parlarne. E visto che abbiamo ricominciato bene con tutto il resto, si continua anche con questo. Quindi mettetevi comodi, e per chi ancora non la conoscesse, immergiamoci nella storia di Ametista. E attenzione, perché a fine video risponderemo ad una delle domande più importanti e controverse riguardanti la nostra amica. Non perdetelo. Per comprendere meglio Ametista, è utile prima di tutto spiegare il tipo di gemma in sé all'interno della storia. Facendo parte della categoria dei quarzi, queste sono generalmente dei soldati, e le loro caratteristiche fisiche rispecchiano il loro ruolo. Sono alte, robuste e con una forza fisica considerevole, come ci dimostra Jasper, che è forse il quarzo più perfetto della serie. La nostra ametista, tuttavia, non rispecchia queste qualità. È forte, sì, ma la sua statura è molto ridotta. Seguendo le ideologie del pianeta natale, dunque, lei è a tutti gli effetti una gemma difettosa, e ciò giocherà un ruolo fondamentale nella sua personalità. A parte l'altezza, per il resto si presenta robusta, e con una lunghissima e folta chioma tipica dei quarzi, anche se inizialmente li portava corti, e solo dopo aver conosciuto Greg decise di farli crescere per averli come lui. La carnagione è violacea, i capelli lilla e chiari, mentre la sua gemma risalta di un viola sfavillante. Quest'ultima è di forma rotonda, con una sfaccettatura esagonale, ed è posizionata al centro del suo petto. L'abbigliamento è cambiato varie volte, come per tutti i personaggi, a parte Steven, ma in linea generale è sempre rimasta in stile casual, con pantaloni o shorts e maglietta. Il suo look risulta quindi un po' selvaggio e sbarazzino, cosa che naturalmente le si abbina alla perfezione. Le sue abilità sono degne di nota, è la più abile del gruppo nell'usare i suoi poteri metamorfici, il che ha portato a molti momenti comici, ma è stato anche utile in svariate missioni. Le sue fruste sono delle armi eccellenti, tanto che la stessa Bismuth si dimostrò colpita nel vederle. Ciao! Ed in linea generale è un'ottima combattente, in grado di usare tutte le tecniche più valide dei quarzi. La sua personalità è forse una delle più complesse in assoluto. Se in un primo momento può sembrare giocosa, solare, impulsiva e talvolta menefreghista, questa è solo una facciata e dietro c'è molto di più. Nonostante il suo ottimismo, è il personaggio più propenso a cedere alla malinconia, seconda, per ovvi motivi, solo a Diamante Blu. Lei è l'ultima gemma nata sulla Terra dal giardino d'infanzia, ben 500 anni dopo la ribellione delle Crystal Gems. Per questo si è sempre sentita terribilmente insicura ed iniziò a provare un forte astio verso se stessa. Anche se le Crystal Gems l'avevano accolta tra di loro, lei si era sempre sentita inferiore. E questo suo sentirsi inadeguata o addirittura un errore è un tema ricorrente che ci viene mostrato in varie situazioni. Non ti permetterò di startene qui a ricordarmi tutte le cose che ho odiato di me stessa! Mi dispiace, Ametista. Spero che tu possa perdonarmi. Sei la sola cosa buona uscita da questa insensatezza. Tuttavia, visto che in Steven Universe tutto cambia e si evolve, così ha fatto anche lei, riuscendo a superare le sue insicurezze e maturando a tal punto da riuscire a surclassare Perla e Garnet. L'esempio più calzante è il momento della rivelazione della vera identità di Rose. Sia Perla che Garnet reagiscono in modo che Steven debba prendersene cura e risolvere i loro problemi. Il loro turbamento è comprensibile. Una ha mantenuto un segreto terribile nel proprio animo per troppo tempo e ne ha visto le conseguenze, mentre l'altra ha visto crollare molte delle sue convinzioni, arrivando anche a dubitare della relazione che la compone. Ben più sorprendente, tuttavia, è il comportamento di Ametista. Anche per lei è stato un duro colpo, ma si trattiene ed anzi cerca in tutti i modi di alleggerire Steven da questo peso. Vuoi proprio sapere come mi sento, Steven? Sì, penso di essere stato chiaro. Penso di esserlo stata anche io. Non voglio stare ferma a chiedermi che ne sarà di me, ok? E non voglio accumulare rancore, non voglio restare legata al passato. Ametista non è la responsabile delle azioni di Rose. Nessuno di noi lo è. Né te, né Perla e neanche Garnet. Quindi non scaricherò i miei problemi su di te. Ametista. Perciò, Steven, tu come ti senti? Direi bene. Bene.
perché ricordiamolo, Rose è sua madre, potete immaginare come ci si senta. Per questo motivo, e forse anche per via della sua natura più terrestre rispetto alle altre, comprende meglio gli esseri umani e specialmente Steven. La sintonia tra i due è evidente. Non per niente è lei la prima gemma con cui si fonde Steven, dando origine a Quarzo Fumé, ed è sempre lei che nel film di Steven Universe si risveglia per prima dall'attacco di Spinel. It worked, you're back! Tra le molte curiosità riguardanti questo personaggio ve ne sono alcune molto interessanti. I suoi colori, come molti altri personaggi, sono ispirati ad una bandiera dell'LGBT. Nel suo caso si tratta di quella degli asessuali. È interessante sapere anche che la sua statura è probabilmente dovuta alla compressione data dalla sua immersione tardiva. Inoltre è uno dei personaggi rimasti più simili al pilot originale che Rebecca Sugar aveva preparato. Un'altra curiosità è che io porto sempre al collo un ciondolo con un'ametista incastonata. Non c'entra una beniamata mazza, ma io lo so che lo volevate sapere. Parlando invece della gemma vera e propria, come adoro fare, questa ha un simbolismo veramente intrigante. Ma più che di simbolismo, qui parliamo di una vera e propria leggenda, che, incredibilmente, unisce Steven Universe a Percy Jackson. Tutto ciò è epico. Il mito narra di come in origine Ametista fosse una splendida ninfa che, inavvertitamente suo malgrado, attirò le attenzioni del dio del vino Bacco. Questo si innamorò perdutamente di lei ed iniziò a corteggiarla, anche se in modo troppo audace e talvolta rude. Ametista, per sfuggire al suo invadente corteggiatore, chiese aiuto a Diana, dea della caccia, che la tramutò in uno scintillante e purissimo cristallo. Bacco, furioso dopo averlo scoperto, scaraventò una coppa di vino contro la gemma, che impregnandosi del liquido ne assunse il colore violaceo. Da quel momento si dice che acquisì il potere di proteggere dagli effetti dannosi del vino e dell'alcol in genere. Il nome stesso, ametista, o in greco amephistos, significa non ebro. Infatti i greci usavano questa pietra per decorare i bicchieri destinati al consumo di alcol, come a voler scongiurare ogni malanno. Ed incredibilmente, anche se potrebbe essere solo una coincidenza o una mia supposizione, tutto ciò può avere un nesso con l'ametista che tutti noi conosciamo. Faccio riferimento al suo dualismo, una gemma che sa essere festosa, disinibita ed impulsiva, tanto quanto l'alcol può portare una persona ad essere, ma che nel momento del bisogno si dimostra ben più controllata di chiunque altro. E adesso, visto che siamo stati sin troppo seri finora, parliamo della domanda più importante di cui parlavo a inizio video. Come sarebbe Ametista se fosse un cupcake? Noi crediamo più o meno così. In the light of the day, in the dark of the night, when you're raring to go, when you're tired from the fight, when you're losing your mind, let me give you a thought. I'm gonna be right by your side no matter what. In the dark of the night, in the dark of the night, in the light of the day, in the light of the day, when you're rising to shine, when you're rising to shine, when you're hitting the hay, when you're hitting the hay, I'll be hanging around, I'll be hanging around, if you like it or not, if you like it or not, I'm gonna be right by your side no matter what. No matter what, no matter what, no matter what, no matter what. No matter what, no matter what, no matter what, no matter what. Oh, I'm gonna be right by your side. I'm gonna be right by your side, no matter what. Just remember this song. How's it going for guys? I'm gonna be right by your side no matter what. Through whoever you've been, through whoever you've been, through whoever you'll be, through whoever you'll be, through whatever you lose, through whatever you lose, you will always have you me. You will always have at the end of your road, at the end of your road, I'll be holding you tight, I'll be holding you tight. I'm gonna be right by your side no matter what. Be right by your side, be right by your side. Be right by your side no matter what. Beh, che vi aspettavate? Comunque ragazzi, prima di salutarci, rendiamolo un po' più interattivo questo YouTube. Come direbbe Soul, voglio fare un gioco con voi.
Tra poco, pochissimo, partirà quello che ho amorevolmente rinominato il generatore casuale di gemme. Attenzione, voi avrete 10 secondi, ripeto 10 secondi, per fermare il video e scrivere nei commenti la gemma che vi è capitata. Dopodiché io sceglierò uno tra i primi che ha commentato e quello sarà il personaggio che andremo a trattare la prossima volta. E adesso ci salutiamo per davvero. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere, iscrivetevi al canale se vi va. E noi ci rivediamo, sempre qui, però in un nuovo video.